anche perché insomma sono perfettamente d'accordo. Allora, penso che sia condiviso soprattutto dalle persone che sono qui, cioè da chi ha scelto di venire a passare il proprio pomeriggio qua con noi, che sia condivisi quindi tutti i principi che siamo detti fino adesso, cioè del valore della scuola come momento educativo, del valore dell'educazione come unico strumento per la formazione di una coscienza consapevole e libera di cittadini. E quello che ho sentito, ecco, in queste chiacchiere in libertà in questi 20 minuti sono alcune riflessioni, diciamo, di valore pratico. Allora, ci ha detto il professor Ferretti, e penso che su questo sia già un importante punto d'arrivo di questa nostra chiacchierata, che va bene la conoscenza, ma è necessario anche arrivare a un'assimilazione del senso della del principio del valore della legalità e del rispetto delle norme. Questo è un, ce lo siamo detti, non può essere relegato ad alcune ore di lezione, non può essere relegato, mi facevano notare, nemmeno ad alcune materie e quindi ad alcune docenze in particolare, non può essere relegato ad alcune fasce d'età. Allora, una cosa importante che volevo dire adesso quando riprendiamo, e adesso che arriveranno, se arriveranno gli altri, è che noi stiamo facendo un discorso generale, però forse questo non è proprio perfettamente efficace, perché noi, soprattutto quando parliamo di assimilazione del senso della norma, dobbiamo avere ben presente a chi ci rivolgiamo e soprattutto per quanto riguarda l'attività di educazione nella scuola, dobbiamo tenere ben presente che una cosa è parlare con un bambino della scuola elementare, noi continuiamo a chiamarla così perché è vero che noi la chiamiamo così, una cosa è parlare con un ragazzo della scuola media, una cosa è parlare con un adolescente delle scuole superiori. Allora, quindi, professore, il nostro approccio adesso in questa seconda parte del pomeriggio sarà prettamente pratico, e qui veramente vi invitiamo a intervenire. Innanzitutto, in quale modo fare arrivare ai ragazzi, ai bambini, all'età di mezzo e agli adolescenti questo senso positivo della norma, e poi soprattutto come farlo in relazione alle tre diverse attività, alle tre diverse età e forme anche di crescita e di identità. E sul senso della norma, spesso io questa cosa me la chiedo naturalmente da cittadino, me la chiedo da genitore, me la chiedo da magistrato, in quale modo far arrivare l'idea che la norma, allora abbiamo sentito che la norma è una regola, abbiamo sentito e soprattutto i nostri ragazzi avvertono che la norma è un limite. Se voi ci pensate, io penso che comunemente i ragazzi, i bambini, i ragazzi delle medie e delle superiori sentano l'idea di regola, che voi sono sicura che glielo spiegate, perché un po' vi conosco, un po' vi dico l'idea stessa che oggi voi siete qua, questo principio positivo della regola già ce lo avete, già cercate di spiegarlo ai ragazzi. Penso che i ragazzi lo assimilino come un limite alla propria libertà. Mi chiedo in quale modo noi possiamo cercare di farglielo arrivare invece come sentimento positivo. Quindi la norma non come limite della libertà, ma come strumento di libertà, in base a quello che ci ha detto il professor Ferretti. Scusa se ti interrompo. Per esempio, quando i ragazzi giocano una partita di pallone, lo chiedono loro l'arbitro, perché altrimenti sarebbe ingiocabile la partita. Perché se ognuno si fa le regole per se stesso, fa cazzotti subito e smettono di giocare a pallone. Quindi ci sono situazioni, no, particolari, evidenti, dove nasce subito il problema e l'esigenza di qualcuno che regolamenti i comportamenti delle persone. Quindi io partirei sempre, proprio nel rapporto con gli studenti, siccome gli studenti sono molto pragmatici a quell'età, fino ai 14 anni hanno anche pochissima capacità di giudizio morale, ma hanno più capacità di valutazione tecnica, diciamo, di convenienza. Quindi partendo da situazioni di questo tipo,
già capiscono qual è il senso della regola. E poi confronterei queste regole della vita pratica quotidiana dei ragazzi, anche nel gioco per esempio, con situazioni di carattere più evoluto. In fondo, ecco, perché deve essere sanzionato lo studente che prende a calci, il ragazzino che prende a calci l'avversario, no? Tirare fuori da questa situazione il perché deve essere sanzionato, e allora perché deve essere sanzionato quello che non rispetta il divieto di sosta? Partire da queste piccole situazioni pratiche credo che, secondo me, che sia fondamentale, perché è inutile che rifacciamo il discorso kantiano che faceva Kant appunto sulla virtù, no? Perché che la virtù rende, diciamo così, contenti per il fatto stesso che si è virtuosi. No? La felicità dice verrà dopo, nella di là, no? Importante essere contenti di comportarsi virtuosamente. Allora, questo discorso può andar bene per un adolescente già che ha acquisito, come dice Piaget, il senso del giudizio morale, ma per un ragazzino di 10 anni che valuta tutto in termini pratici di convenienza o non convenienza, di utilità e di non utilità, questa cosa diventa difficile da fargli capire. E allora si va nelle regole specifiche, nelle situazioni specifiche, nelle problematiche specifiche, e per, diciamo così, trasposizione logica si passa al senso della regola, no? Se c'è una regola nel gioco del calcio perché bisogna giocarlo insieme, allora anche se facciamo un, non so, un lavoro di gruppo, una schedatura di una disciplina didattica per esempio, allora anche lì bisogna organizzarsi secondo le regole: io faccio questo, tu fai quello, tu fai quello, tu correggi gli errori di ortografia, tu... allora la regola è fondamentale in qualsiasi ambito di convivenza, sia essa una convivenza semplice e piacevole come il gioco, sia essa una convivenza di tipo faticoso come un compito da realizzare in un determinato contesto. Deve essere proprio assorbito questo senso della regola, che senza regole è inutile stare insieme, perché è impossibile. Non si sta insieme se non ci si danno delle regole di convivenza. E poi, ecco, è chiaro che se noi trasponiamo il concetto dopo a livello di convivenza sociale articolata e complessa come quella della società degli adulti, si capisce perché la regola è necessaria. Perché è necessaria sempre. Ogni qualvolta, se voi guardate i ragazzini appena messi, i primi giorni che vanno alla scuola materna, no? Di fronte a un pallone, tutti due lo vogliono, colligano come matti, piangono, che vogliono? La mamma. E che la mamma è un arbitro, o la maestra è un arbitro. Comunque c'è qualcuno di esterno alla loro volontà che detta la regola e a cui bisogna comunque adeguarsi. Per 10 volte fare la lite per quella palla, per i primi 10 giorni, poi capiscono che è inutile fare la lite perché facendo la lite nessuno dei due ha la palla. Quindi il senso della vita sociale è appunto l'acquisizione di regole, ma soprattutto la condivisione. Quando la acquisisco e so che non posso fare diversamente, la condivido. Perché l'obiettivo è un altro, l'obiettivo non è il rispetto della regola, ma l'obiettivo è ottenere una cosa che mi piace. Allora, se io voglio la libertà, devo accettare che anche l'altro voglia la libertà, che anche il terzo voglia la libertà, anche il quarto voglia la libertà. Ma siccome le libertà complessivamente non sono concepibili insieme in modo assoluto, ma sono concepibili insieme soltanto in modo condizionato, in modo relativo, ecco perché devo accettare una regola che relativizza la libertà. Ma la relativizzazione della libertà non è un limite, ma è una possibilità. Io non vedo limitata la mia libertà nella regola sociale, ma vedo aumentate le possibilità di realizzarla. Ecco perché si chiama diritto giuridicamente. Perché è qualcosa di positivo che mi viene, una cosa che posso avere e che non avrei se non riconoscessi la regola. Capite? È così che si interiorizza il senso del diritto, secondo me, proprio anche in chi ancora non ha la capacità di ragionare in termini storico giuridici. È proprio nell'esperienza di vita sociale che è per forza un'acquisizione di regole, ma soprattutto regole condivise
perché si impara una cosa fondamentale nell'acquisire la regola e nel capire che la regola mi dà una possibilità di vivere una cosa che non potrei vivere, quindi è un qualcosa di positivo, è un diritto positivo. Io acquisisco anche il senso del rispetto dell'altro. Attraverso la regola io riconosco che il rapporto fondamentale con l'altro è di rispetto, di riconoscimento, di accoglienza, che sono diritti fondamentali dell'essere umano. Molto spesso nei diritti delle Costituzioni, nei diritti del cittadino, vengono tradotti in termini pragmatici diritti fondamentali dell'essere umano. E ci accorgiamo che esistono questi diritti nel momento in cui ci incontriamo, scontriamo con gli altri. E capiamo che la mia identità ha più possibilità di esprimersi ed emergere se riconosce l'identità dell'altro ed è riconosciuta dall'altro. La regola consente anche all'altro di riconoscermi come identità. Io riconosco l'altro e l'altro riconosce me. La mediazione è la regola, la mediazione di questo riconoscimento. Mi sento in comunità di intenti, in condivisione con l'altro, perché ci entrambi ci riconosciamo nella stessa regola e ci riconosciamo uguali. Pensate quante parole della Costituzione emergono: libertà, eguaglianza, possibilità, riconoscimento, accoglienza, rispetto dell'altro, riconoscimento dei diritti delle diversità, pensate, no? Tutto questo emerge proprio attraverso la vita pratica. Allora, lo possiamo fare capire con, diciamo così, esempi, diciamo, articolati e di livello intellettuale alto ai ragazzi che sono maturi, a quelli che sono, ma lo possiamo fare capire nella vita pratica, dove noi comprendiamo che non soltanto è bene, no, vivere secondo le regole, ma anche funzionale, anche utile alla nostra stessa esistenza. Non potremmo farne a meno, e il ragazzino di 12 anni lo capisce che non possiamo fare a meno. Non lo capisce dal punto di vista etico, ma lo capisce dal punto di vista utilitaristico. Ma questo è importante, è importante comunque che impari a vivere così. Okay. Io questa cosa la condivido in pieno e insisto, perché penso che sia veramente uno snodo importante nelle nostre conversazioni. Allora, si possono fare ore di lezioni o si può far arrivare ai ragazzi il principio che la norma non è il suo nemico, ma ha un aspetto e ha una funzione positiva nella sua vita. Penso che per i ragazzi delle elementari, per i bambini delle elementari, questo sia da un lato più semplice, da un lato più limitato. Cioè, i bambini hanno da un una predisposizione abbastanza naturale per la loro struttura logica anche a dividere le cose semplicisticamente in buone e cattive, ad accettare la regola e soprattutto ad accettare la regola nel suo aspetto protettivo. Io, la regola mi protegge, del resto è proprio la loro maturità neuropsichica, loro piccolini, tutto il mondo più grande, e loro sentono molto forte questo senso protettivo della norma e come tale lo accettano. Questo per le scuole elementari. Diventa progressivamente più difficile salendo di età. Le medie sono quelle che sono quell'età bellissima di incertezza assoluta, questo crescere con un'identità che si sviluppa in 3 anni e cambia insieme alla propria fisicità e non ci si riconosce più, e però inizia quel cambiamento che naturalmente deve porre il ragazzo in contrasto anche con le regole, con le cresce regole. Contro le regole. Esatto, cresce contro le regole, perché la formazione dell'identità si fa contro le regole anche. Certo. Allora diventa fondamentale arrivare al valore positivo della norma. Come si può fare? Non ho risposte, le aspettiamo da voi. Molto mi interrogo su questo e devo dire che forse un pochino di esperienza ci dice che un senso positivo della regola all'adolescente, al ragazzo che forma la propria identità, lo diamo se noi spostiamo il fuoco, quindi il punto di osservazione, dal limite al diritto, come esattamente come ha detto il professore Ferretti. Quindi non parliamo più di regole, norme, limiti, ma parliamogli di diritti. E poi, cosa che la Costituzione è uno strumento educativo secondo me straordinario.
spostiamo il fuoco, non più norma come limite alle tue libertà, ma diritto che fa di te il protagonista della tua vita, il protagonista della vita sociale. Iniziamo a spostare il fuoco del senso della norma. Iniziamo a far sentire i ragazzi protagonisti della propria vita e della vita sociale, perché sono soggetti di diritto. Loro sono soggetti di diritto e in quanto tale devono pretendere che nella loro vita di relazione siano gli altri a rispettare la norma. In questo modo, non so se lo condividete, e veramente su questo vi interrogo, è il punto di vista che cambia e la norma diventa per il ragazzo uno strumento di affermazione di se stesso. E sei tu il soggetto che ha il diritto, sei tu che hai il diritto a pretendere che gli altri riconoscano il tuo diritto, riconoscere e rispettare. Come ci si può arrivare a questo? Allora, ce lo siamo detti, certo non con le ore di lezione, certo non con le ore di lezione limitate all'insegnante di lettere, certo non soltanto a un ordine di scuola. È un lavoro che va fatto nella società di continuo, da qui, come vi dicevo prima, l'importanza delle associazioni, del trovarsi, del parlare, del riflettere su questa cosa, ma è una cosa che si può fare, io penso, più che con tante lezioni, attraverso la narrazione. Ecco, è questo un pochino il senso della biblioteca della legalità. Abbiamo detto che alla legalità non ci si può educare con la repressione, l'attività dei magistrati, non ci si può educare soltanto attraverso le ore di lezione nella scuola, ma sicuramente questo è l'altro principio condiviso di noi che portiamo avanti questo progetto: alla legalità ci si può educare attraverso la narrazione. Perché questo senso della norma, questo valore positivo della norma, i bambini lo possono trovare nel libro di Luigi Garlando che spiega la vita di Giovanni Falcone, ma gli adolescenti lo possono trovare nel romanzo che li affascina. E la narrazione ha un valore in sé, e di questo da adesso in poi ci piacerebbe parlare con voi, tanto come lettura, che lo sapete molto meglio di me, è educazione sentimentale. La lettura, la letteratura è l'unica, è la principale, la più efficace forma di educazione sentimentale, di educazione del sentimento, tanto come narrazione di cui loro diventano protagonisti, nel senso fate loro narrare, chiedete a loro di narrare, fateli diventare loro narratori, perché attraverso la narrazione di cui loro diventano protagonisti che loro possono assimilare il sentimento di sé e degli altri, della relazione. È chiara questa cosa? Secondo me non l'ho detta in maniera comprensibile. Lei la condivide, no, professore? La vuole dire un po' meglio? Perché uno si educa a pensare attraverso il romanzo o la narrativa, comunque, così come attraverso lo studio della matematica. Cioè, la nostra intelligenza è sempre collegata a una crescita emotiva. Non si è intelligenti soltanto, o soltanto intelligenti. Si è intelligenti e si applica questo modo di essere intelligenti in ogni realtà in cui noi ci troviamo a vivere, nella creazione artistica, nel romanzo, nella narrazione, nella poesia. Pensate che dentro una poesia d'amore non ci sia intelligenza? Pensate che sia una fuoriuscita della fantasia dalla ragione? Pensate che il sentimento non operi secondo ragione? Pensate che esista una ragione senza sentimento, come diceva Bertrand Russell in un famoso libro, La storia della filosofia occidentale? Dice: la ragione può essere anche dalla parte di Hitler, ma è la ragione folle perché non ha sentimento. Preferisco una ragione magari non dimostrabile come quella del credente, lui lo diceva non credente, no? Perché se non altro tocca il sentimento che ciascuno di noi ha dell'umanità. Allora, c'è una ragione dell'umanità e non una ragione dell'interesse,
ma una ragione dell'umanità che non può fare a meno del meccanismo emotivo e sentimentale. Noi siamo emozioni che si esprimono razionalmente e ragione che si esprime emozionalmente. Quindi è assai difficile pensare che si possa ragionare senza sentire, o si possa sentire senza ragionare. Mi capite? Allora, la cosiddetta educazione sentimentale non è un'educazione irrazionale. Non è che siano separabili, per esempio, la formazione matematica dalla formazione letteraria. L'umanesimo è stato sempre una sintesi. Pensate al Rinascimento, che è una delle espressioni storiche evidenti dell'umanesimo. Ecco, l'umanesimo è sempre stato una sintesi di modello razionalistico di pensare con un modello emotivo, sentimentale, creativo, di tipo anche artistico. Quindi non è possibile pensare all'umanità, all'uomo, senza pensare all'uomo inteso anche come emozioni e sentimenti. Se non ci fossero emozioni e sentimenti, no? E non ci fosse la ragione, saremmo monchi, non riusciremmo a realizzare così niente. Ma se ci fosse soltanto la ragione senza emozioni e sentimenti, ma solo con le passioni istintuali e istintive, no? Allora la ragione sarebbe portata a qualsiasi ignobile male umano, malessere umano, sarebbe portata a fare qualsiasi cosa seguendo solo la passione istintiva. Le emozioni sono qualcosa di educato, nel senso che sono un riconoscimento di un'umanità che è ragione, ma che è ragione che si muove con un approccio positivo verso l'altro, con un approccio relazionale verso l'altro e verso gli altri in genere, e verso qualcosa che noi continuiamo insistentemente a chiamare bene comune, no? Perché ci rivolgiamo sempre all'esistenza di un bene comune? Perché pensiamo a un bene comune? Perché la nostra emotività ci vede comunque simile nell'essere umano, e l'essere umano non è soltanto ragione. Diceva Aristotele che l'uomo è un animale politico. Guardate, animale politico significa non soltanto animale razionale, ma anche sociale. Sociale significa anche relazionale, e relazionale significa anche emotivo, e emotivo significa anche sentimentale. Quando noi pensiamo a un percorso educativo degli uomini, pensiamo a un percorso che è complessivo, è integrale. La persona è qualcosa di integrale, cioè è un insieme di realtà, di entità tra loro correlate e assolutamente inseparabili. Assolutamente inseparabili. Come facciamo? Cioè, sappiamo per esempio che anche il cane ha l'emozione. E questo è un fatto positivo del cane, perché ci relazioniamo bene con lui, perché ha delle emozioni, no? Ma non significa che un cane perché ha le emozioni sia un uomo. Quel collegamento, quella connessione che esiste tra la ragione umana, cioè la capacità della ragione di agire secondo strategie evolute, no? E quindi secondo intelligenza e creatività, collegata con le emozioni e i sentimenti, è ineguagliabile. Ce l'hanno solo gli uomini, e soltanto gli uomini creano gli stati, soltanto gli uomini creano le leggi. Per gli animali le leggi sono quelle della natura, e restano quelle. Perché noi non ci muoviamo secondo le leggi della natura, ma secondo leggi della società fornite da noi, che creiamo noi? Le creiamo nel nostro interesse, ma non nell'interesse dei singoli, perché l'interesse dei singoli è homo homini lupus, è sempre in contrasto con gli interessi degli altri singoli, ma secondo gli interessi di tutti noi come esseri umani. Quindi l'essere umano è un fatto sociale, è un fatto di genere, di specie. Anche se volessimo ragionare in termini brutalmente evoluzionistici, la specie umana ha un interesse che è collettivo, che è quello di una conservazione non dei singoli contro gli altri, ma del genere intero, e quindi della trasmissione dei valori, dei fondamenti con cui la specie si è creata. Quindi anche in termini, diciamo così, scientifici e evoluzionistici, dovremmo dire che comunque la ragione umana non è qualcosa di isolabile,
rispetto a tutto l'essere umano, che l'essere umano non è solo ragione, per fortuna. E l'educazione sentimentale, la crescita emozionale della persona, perché quando noi educhiamo le persone pensiamo che sia meglio educarle stando insieme piuttosto che con un precettore privato a casa? Perché sappiamo che c'è una componente dell'educazione che è la relazione tra gli esseri umani, la relazione tra coetanei, tra uguali e diversi. E questo è il senso fondamentale, che tra l'altro ci consente anche di capire il perché delle regole. Perché se ci interessa tanto stare insieme, vuol dire che ci interessa tanto vivere le nostre cose insieme agli altri, non vivere per conto nostro. E che senso ha avere una libertà assoluta isolandosi in un'oasi del deserto distante da tutti? Comunque prima o poi comprenderemo di aver bisogno di qualcuno che ci porti rifornimenti, se non altro, no? Comunque non ha senso, non è sensata. Le cose che noi vogliamo, le vogliamo vivere insieme con gli altri. E quindi il senso dello Stato nasce proprio da un senso comune, che è comune all'essere umano, e che è il senso stesso dell'evoluzione della civiltà. È civile creare regole, rispettare regole, tramandarsi regole, che sono un fatto positivo per l'uomo. Perché se io ho detto all'inizio che lo Stato di diritto è uno Stato che si evolve nel senso dei diritti, che ce ne sono sempre di più. Perché l'umanità, crescendo storicamente, si accresce nei suoi diritti, cioè nelle possibilità di realizzare qualcosa di nuovo di sé. Nuove identità, altre identità, più complesse identità. E quindi il rifiuto, per esempio, pensate al razzismo, che è il rifiuto della diversità. Il rifiuto della diversità significa rifiutare che l'uomo possa crescere nei propri diritti, qualunque uomo. Perché se io bianco rifiuto il nero, posso essere come bianco rifiutato dal nero nella sua collettività e quindi limitato nei miei diritti. Per esempio, il mancato riconoscimento della cittadinanza. Anche queste sono situazioni pratiche che voi trovate benissimo adesso nelle scuole medie, pieno di extracomunitari oppure comunitari stranieri, eccetera. Quindi occasioni di questo genere se ne offrono nella narrativa, ce ne sono miriadi di cose di questo genere che danno il senso, diciamo così, della situazione per capire meglio appunto questa dialettica dei diritti. E il diritto alla diversità, ma è soprattutto il riconoscimento del diritto alla diversità, è un accrescimento dei diritti di tutti, non una limitazione dei diritti di chi ce li ha già. Pensate a un ragazzo che da 10 anni che sta in Italia e non ha il diritto di cittadinanza, parla la lingua, vive con gli altri coetanei, è in italiano, va al negozio in Italia, compra la roba in Italia, si veste come tutti gli italiani, eccetera, eccetera, non ha il diritto di cittadinanza. A 18 anni si accorgerà che per esempio non ha il diritto di voto. Perché? Magari paga anche le tasse in Italia, no? Giustamente. Perché? Allora, perché dargli il diritto di voto? Gli si deve dare perché è anche lui appartenente a quella comunità, a meno che non pensi contro, non viva contro la comunità, ma allora vuol dire che è fuori legge, e allora la legge provvederà a limitare gli effetti negativi dei suoi comportamenti. Ma se i suoi comportamenti sono soprattutto frutto di condivisione degli altri e dei diritti degli altri, perché lui non può avere gli stessi diritti di cittadinanza? Questo è un esempio. Vengano torti a... Ma cosa, cioè, il concedere un diritto a qualcuno non significa togliere agli altri, intanto. Però è quello l'idea. No? Sì, lo so, ma questa è l'idea di una società che ha paura di se stessa. Quando una società vive nella paura delle proprie capacità, della propria identità, cioè non crede nei propri valori, allora la paura porta a rinunciare, a far rinunciare agli altri ai diritti di cittadinanza, però a perderli anche per se stessi, no? Perché chiunque individua una diversità può essere individuato come diverso, prima o poi. Magari perché non va a stare in un posto dove non parla lo stesso dialetto, no? Quindi chiunque cerca di limitare la diversità altrui rischia di
essere, di rimanere a sua volta diversi, cioè vittima della stessa, dello stesso rifiuto. Quindi ecco, il diritto è interpretabile così anche storicamente, come è venuto storicamente, come un fattore positivo, cioè un riconoscimento dello Stato della propria individualità soggettiva nelle relazioni con gli altri. Le costituzioni sono nate, pensate, la prima carta costituzionale, no? Lasciamo perdere tutto il diritto amministrativo eccetera, quello l'hanno fatto i romani. La prima carta costituzionale è la Magna Carta Libertatum del 1200, che firmò il re Giovanni Senza Terra, il fratello di Re Artù, fratello di Riccardo Corleone, esatto, che era combattuto dai suoi feudatari, dei nobili, perché voleva mantenere il diritto del monarca, del re, al di sopra delle, diciamo così, delle libertà che avevano i grandi feudatari. Ebbene, questa Magna Carta, Carta Libertatum, era una carta dei privilegi, cioè riconosceva quali privilegi erano concessi, quindi vedete sempre l'idea positiva del diritto, quali privilegi venivano concessi ai feudatari, ai grandi feudatari, ai grandi principi. Vedete, nasce proprio la prima carta che nasce proprio con questo significato. Ti concedo qualcosa in più. La norma è una possibilità in più, non un limite, no? Perché se la norma fosse considerata come un limite, sarebbe un impedimento. Allora, io ti impedisco di andare oltre quel limite, però ti permetto di andare a quel limite a cui non potresti andare. Quindi è un fatto positivo, il diritto è un fatto positivo, è uno strumento positivo che consente al cittadino di essere tale, altrimenti non potrebbe esserlo, non potrebbe essere. E infatti, se non fosse cittadino, non potrebbe esercitare gli stessi diritti. Anche se in società democratica adesso è consentito anche ai non cittadini che vivono in una, diversa, in una determinata società di esercitarli, viene consentito di esercitarli, però non come cittadini. Capite? Quindi questa positività del diritto è un fatto fondamentale che i ragazzi devono capire, perché questo devono interiorizzare, che il diritto c'è per consentire a tutti di essere se stessi, a livello massimo possibile consentito da una società. E quindi se il Parlamento modifica le leggi, deve modificare per migliorare questa possibilità, non per peggiorarla. Allora la visione positiva del diritto è anche una visione, diciamo così, dinamica della società, è una visione migliorativa della società. E perché deve essere autonoma per forza la magistratura di fronte a questa logica rispetto al Parlamento? Perché la magistratura, finché il diritto è quello, deve consentire di garantirlo, non consentire a nessuno con un potere diverso di limitare i diritti degli altri o di cambiarli, se non attraverso la sovranità popolare. Sì. Sono come osservatore, non so se posso intervenire. Sono completamente d'accordo su tutto il discorso che è stato fatto finora, in quanto io ovviamente mi riconosco in questo tipo di Stato, in questo tipo di Stato di diritto in particolare. Però il aspetto, diciamo, di questo incontro è come insegnare alle nuove generazioni questi concetti. Secondo me bisogna tenere presente che sul mercato, cioè che non lo diciamo, nella società, non esistono solo le regole democratiche, non esiste del vivere civile, ma esistono anche delle regole del vivere civile, certo, che trovano ampio spazio in gran parte della società italiana. Allora, secondo me, è giusta la narrazione, come diceva la dottoressa, è giusto spiegare ai giovani, ma secondo me è indispensabile dare l'esempio. Sì. Nel momento in cui l'insegnante fuma dove non si può fumare, fa crollare mesi di lavoro per far capire che la regola va rispettata. Quando il genitore passa col rosso, in una frazione di secondo ha fatto crollare tutto il castello culturale indispensabile per capire l'importanza delle norme di uno Stato di diritto. Dunque, io direi, intanto però chiediamo una questione. Intanto c'è un documento scritto sulla positività del diritto, che è la Costituzione, no? Cioè, allora uno non può prendere come regola qua
contrasta con la Costituzione. Esistono semmai delle prassi, però bisogna spiegare. Sì, allora bisogna spiegare la differenza tra la regola giuridica, no, che è leggibile e che si deve conoscere e farla quindi conoscere, e invece la prassi illegale di comportamento. Quindi così come il ragazzo deve capire la legalità, deve capire anche l'illegalità. E perché si chiama illegalità? Perché è una prassi diversa dalla norma, è qualcosa che si oppone alla norma. Quindi le abitudini sociali di opposizione alla norma, per esempio di quelli che continuano a fumare dove non si può fumare, dell'insegnante che risponde al telefono mentre sta, cioè, mentre c'è lezione, sì, no, ma parte e si arriva poi, va bene, è un po' quello che dicevo io prima. Attenzione, non è sufficiente trasmettere la conoscenza, ma bisogna trasmettere, come fa il mentore, no? La cultura, che diventa una guida. Cioè io mi comporto così in modo identico a quello che dico, c'è una coerenza tra quello che dico a quello che faccio, quindi tra il comportamento e le parole, che è fondamentale per trasmettere un messaggio. Noi sappiamo benissimo che molte volte gli adulti trasmettono un messaggio ai giovani in cui loro stessi non credono. E pensate che i giovani non lo capiscono? Allora il giovane capisce benissimo quando una cosa è detta per ragioni formali, no? E quando invece è detta per ragioni sostanziali, cioè quando chi la dice la fa veramente, si comporta in modo conseguenziale. Allora ha valore educativo se esiste una coerenza tra quello che uno dice e quello che uno fa. Su questo non c'è problema. Mi sembra che ormai però in questa nazione anche i movimenti nuovi che ci sono, diciamo, hanno passato l'idea che la regola è fatta in Italia solo per vessare il cittadino, e quindi cioè, colgo subito questo. Giustamente, cioè, e che la prassi appunto quella giusta e non la regola, perché la regola è un sofismo assurdo fatto per. Sì, sì. Raccogliamo le suggestioni, esatto, e poi rispondiamo, sì, perché sì, sennò viene, esatto, fatti, sì, sì, e sì, secondo sì, me, e questa è la prima suggestione, sì, è stata, sì, importante, ce la segniamo e poi rispondiamo, sentiamo da noi. Allora io vorrei dire una cosa che giustamente quando si parla di educazione non si parli, cioè si è tenuto da parte il concetto di sanzione. Secondo me i ragazzi condividono, capiscono le regole, spesso noi scriviamo un regolamento di classe, no? Che sono delle norme di convivenza, di una micro realtà, le scrivono loro, quindi le hanno internalizzate e le condividono, però poi non le rispettano, un po' perché la fascia d'età, perché andare contro la regola, ma in realtà si aspettano una sanzione nel caso in cui la regola venga trasgredita, e quando questa sanzione non c'è rimangono molto male, e noi educatori, insegnanti, facciamo anche difficoltà a spiegare che quella regola è un diritto, perché poi in realtà io ho trasgredito, non ho avuto una sanzione, vedo leso il mio diritto e quindi è ingiusto. Quindi il concetto anche di legalità secondo me si lega ad un tema molto più, forse ancora più complesso da spiegare, certo, ciò che è giusto è ingiusto, esatto, se poi non dobbiamo arrivare a ciò che è morale è immorale. Invece un aspetto che mi interessava molto è che dalle classi primarie fino alle classi che sono attuali, molte volte nel rapporto insegnante e alunni non si dà secondo me il giusto peso alla relazione. La classe è comunque una comunità, una piccola comunità nella quale io già metto in atto una sorta di legalità. E se io richiedo il rispetto da parte dei miei alunni, io per primo con l'esempio ti rispetto, e ti rispetto anche non alzando la voce, perché l'urlo per ottenere il silenzio in classe o per ottenere l'attenzione degli alunni è comunque un segnale di potenza, cioè
non ti sto rispettando, a nessuno, anche se loro, anche se gli alunni potessero avere in quel momento un comportamento non adeguato, ma è sempre attraverso il dialogo che io cerco il tuo miglioramento, cerco di insomma capire, anche perché tu arrivi a fare certi gesti o certe insomma provocazioni, e sempre attraverso il dialogo, che è molto difficile, molto, e che ti sfinisce anche, perché loro è più immediato, più semplice, più facile, no? Però io in quello ci credo molto, perché nella relazione poi ci passa tanto di vita, tanto. Qualche altro argomento? Sì. Allora, volevo chiedere prima una cosa proprio semplice sul fatto, sulla confisca dei beni. Quindi la confisca dei beni, si parla solo di confisca di beni materiali o anche di soldi? Se così fosse, questi soldi come vengono utilizzati? Perché non utilizzarli ovviamente per fare tutto il muro, quello che serve, quello dei vari, questa cosa qui. Poi perché vuoi ricomprare robe che ci rubano ogni tanto. Esatto, il computer, il proiettore, no. Le cose posseggono anche tanti soldi, quindi anche questi da qualche parte per questa cosa. E poi per quanto riguarda invece il versante della Costituzione, io sono nella scuola primaria e abbiamo parlato giorni fa, la scorsa settimana, proprio di questi del pubblico della Costituzione e di questo patto che è la Costituzione, un patto che i cittadini e lo Stato fanno e si è come nato. E quello che è difficile, che poi è venuto fuori, ma questo io lo vedo anche, ne parlavamo ieri, con le donne, le varie riunioni che ci sono state in questi ultimi periodi qui anche a Fanno Comune, la difficoltà che c'è adesso, proprio del cittadino, al di là dei bambini, di riconoscere il diritto, cioè questo patto, cioè, si vede la Costituzione, si vede comunque la regola come nel dare questi doveri, e si è dimenticato, si sono persi tutti questi diritti, cioè diritti fondamentali che sono stati acquisiti con la lotta, con il sudore, con la morte, con tanto lavoro che c'è stato negli ultimi 100 anni, comunque, non solo uomini, donne che hanno combattuto, e adesso cioè, ci vengono piano piano tolti sul lavoro, nella scuola, nella sanità, vediamo che ci manca sempre, e nessuno ci siamo un po' abbandonati, nessuno si arrabbia più, nessuno si accorge più, ma tu se ti comporti bene, se sei un bravo cittadino, paghi le tasse e i tuoi doveri li svolgi, hai diritto ad avere in cambio da questo Stato qualcosa, che è la scuola, che è la sanità, che è una buona giustizia, che è quello che, di cui abbiamo bisogno. Invece nessuno si arrabbia più, nessuno si accorge che ci tolgono i pantaloni, diciamo, ma sono nudo, ma come te si accorge che sei no, nessuno si accorge, e poi non ci si arrabbia, vabbè dai, ma io tolgo i pantaloni, ma sto con le mutande, e poi è questo. E questo si vede anche nei bambini, la difficoltà, quando abbiamo parlato proprio in classe della Costituzione, quando dovevano scegliere e dire loro che cosa avevano capito così, hanno tutti, non c'è stato nessuno, era una parte elementare, una buona quarta poi tra l'altro, nessuno ha parlato di diritti, di quello che può ricevere in cambio, che la Costituzione ti garantisce, no? Dice, è perché bisogna essere bravi, bisogna stare dietro alle regole, bisogna accettare il diverso, bisogna, tutto bisogna, ho capito il bisogno, ma tu devi anche, cioè voi avete i diritti, quindi quando ti abbiamo fatto notare questa cosa, poi abbiamo letto alcuni articoli del coso dei fanciulli, delle bambine, ad avere una scuola bella, avete il diritto ad avere dei maestri preparati, avete il diritto a non pagare i libri, avete il diritto, e vi dovete arrabbiare se questo, se avete il diritto a mangiare bene, a essere ben vestiti, no? Ovviamente, e quindi vi dovete arrabbiare, ma se non ci arrabbiate più noi che siamo grandi, e anche loro, e quindi io volevo proprio chiedere a lei, professore, cioè, come mai gli italiani ci portano via tutte, non riconosciamo più questa, cioè quello, la lotta, quello che le altre donne, gli altri uomini in 30, 40, 50, 100 anni fa, perché oggi non esiste più nulla.
hanno si vede solo perché dobbiamo fare questo, si vede questa costituzione che è meravigliosa, è semplice, che può arrivare davvero a tutti, si vede solo il negativo, il dover dare, e non si chiede più in cambio niente, che non si chiede più quello che si chiede, quello che il patto ha stabilito. Io ho fatto il patto con te, tu dai questo, tutto questo, vediamo insieme, ci sono le regole. Ed è molto triste questa cosa. E poi, vabbè, dopo io non devo smettere, se no comincio a parlare. Questa cosa qui. E poi adesso se mi rimette qualcos'altro. Qualche altra osservazione? Sì. Cioè, volevo aggiungere che secondo me per far crescere dei sani cittadini, quello che manca, che sono i nostri comunque bambini e ragazzi, quello che manca, a loro manca l'autonomia e la responsabilità. Cioè, pretendiamo da loro tanto, però allo stesso tempo non li rendiamo autonomi. E neanche responsabili. Cioè io anche in classe di autonomia e responsabilità, anche se hanno 8 o 10 anni, io parlo tantissimo e rendendoli consapevoli che queste cose loro sono capaci a farla, devono essere autonomi. E così un'altra parola che uso molto è l'autocontrollo. Ti devi sapere, perché tanto se siamo una comunità, perché per parlare con il mio compagno o per dire al mio compagno che in quel momento non sta rispettando la regola di, non so, parlare uno alla volta, perché lo devo urlare? Hai visto mai torcio? Io non so, bambini. Quello che cosa è che cioè loro forse rispettano quello che vedono fuori o quello che vivono a casa sicuramente. Però comunque la scuola è la seconda agenzia educativa. Io come insegnante sono prima di tutto un educatore. Infatti quella è una regola di comportamento che dovrebbe acquisire proprio a fuori, rispettare gli interventi degli altri, eccetera. No, iniziamo a rispondere, naturalmente inizio sì, io. La vessazione, la regola come vessazione, io scritto. La sanzione, io sinceramente, io però questo ci possiamo confrontare, io sono convinta del valore fortemente educativo della sanzione, ma proprio di questo sono convinta. E naturalmente di una sanzione che sia adeguata alla violazione, che sia certa, immediata possibilmente, come ci hanno insegnato. E io soprattutto per certe età, e soprattutto devo dire per i bambini un po' più piccoli, per i ragazzi un po' più giovani, io sono molto convinta del valore educativo della sanzione. In generale possiamo dire che astrattamente anche nella società la pena ha un valore sanzionatorio, perché è visto nella sanzione, nella pena, anche questo compito di operare una giustizia retributiva, si dice, proprio in questo modo, no? Tu hai fatto quello, ti ripago non di ugual moneta, ma di una sanzione adeguata. Non può essere l'unica, no? Perché la vera giustizia non può essere solo quella, deve essere anche una giustizia riparativa. E quindi vediamo perché questa violazione, cosa c'è dietro questa violazione. Riprendiamo un discorso che si è interrotto, però io sul valore educativo della sanzione sono profondamente convinta. Ovviamente, e io qui mi ricollego al discorso che faceva lei, che è il problema che ci riguarda, è la risposta che ci danno tutti i ragazzi quando andiamo a parlare con loro, quando abbiamo modo di colloquiare con loro, ed è sempre questo. Però in questa società le cose non vanno così, però quelli che ci governano sono fatti peggio di noi, però quelli sono i primi che violano la legge, perché quello che ci diceva il nostro osservatore dall'alto, cioè è vero, parlava di norma dell'illegalità. Cioè, allora, chiamiamo le cose come stanno, quella non è la regola, quella è la prassi dell'illegalità, perché quella non è la regola, quella è la violazione della regola. Viene vissuta come regola, però da chi ecco, non accetta. Per chi non condivide questi discorsi che stiamo facendo oggi, per chi sceglie di vivere nella cultura della illegalità. Certo. Allora, quella è, chiamiamo le cose con il loro nome, se dobbiamo dare un. Quella è la violazione della regola di convivenza, quella è l'illegalità.
quella è la cultura dell'illegalità. Allora, ai ragazzi, mi permetto, perché io su queste cose mi interrogo continuamente e un pochino ci... ai ragazzi che ci dicono quelli sono peggio di noi, quelli non cambieranno il nostro paese, noi diciamo che quelli però non stanno agendo secondo le regole, stanno agendo in violazione delle regole. E allora io qui chiedo di fare un altro passaggio, propongo e mi interrogo. Abbiamo detto il valore positivo della norma, quindi fargli comprendere che la norma ha un valore per farti vivere meglio, farti diventare una persona consapevole che riesce a vivere meglio in comunità. Allora facciamo un altro passaggio: lo Stato sei tu. Allora, questo è un concetto che giuridicamente è anche abbastanza comprensibile e vediamo se riesco, professore, a spiegarlo in maniera come... Lo Stato non sono loro se loro violano la legge, lo Stato sei tu. Io dico, abbiamo detto ragazzi che assimilano, almeno gli proponiamo attraverso tanti strumenti, un senso positivo della regola, allora iniziamo a dire che lo Stato sono loro, devono crescere con l'idea che lo Stato sono loro, io sono lo Stato. Effettivamente, come diceva, la classe piccola comunità, è così, la classe è una piccola comunità. Dobbiamo chiederci chi pone le regole in quella comunità. In quella comunità le regole vanno fatte rispettare. Vi devo dire che lo Stato in quella comunità siete voi. Le regole le fate rispettare voi. Piccolo racconto, perché qui passiamo alla narrazione. Io la continuo a chiamare narrazione perché appunto è leggere ma è anche raccontare. E vi racconto una storia. Lezioni di legalità. Allora, il dirigente della squadra mobile va insieme a due ispettori dell'antidroga, ragazzi graziosissimi che sembrano usciti dal film, va in una scuola perché vuole proporre al preside delle lezioni di legalità. E quindi va per fare un'attività di prevenzione istituzionale e va appunto a parlare col dirigente della scuola, con questi due bellissimi ispettori dell'antidroga, proprio come quelli dei film, e vanno, perché devono arrivare, attraversano i corridoi, perché devono arrivare nella stanza del dirigente a dire: noi siamo disponibili, se ci volete raccontiamo ai ragazzi che cos'è la droga, che effetti ha, quali sanzioni, con quali sanzioni viene punita. Così me la raccontano il giorno dopo. Dottoressa, noi siamo andati lì per arrivare alla stanza del dirigente, dovevamo attraversare il corridoio e abbiamo visto passare sti ragazzini, era l'ora della ricreazione, vabbè, tutto un gran casino, ma è sempre stato così, anzi io dico proprio l'energia, il momento più bello delle scuole, ti trasmettono tanta energia. Poi dice: dottoressa, noi abbiamo visto uscire dal bagno uno con una bustina, abbiamo fatto, ci siamo detti probabilmente ci siamo sbagliati. Però dottoressa, mentre aspettavamo che il preside ci ricevesse, da quel bagno uscivano tutti con le bustine. Dottoressa, noi no, eravamo lì per proporre le lezioni di legalità, però alla fine, il giorno dopo, mi hanno portato il verbale di sequestro delle bustine con l'hashish. Allora, è una storia che un po' abbiamo sentito tutti, un po' abbiamo visto tutti. Però io voglio essere molto chiara su questo fatto, mi sia consentito, perché penso che raccolga proprio queste riflessioni che stiamo facendo oggi. Noi possiamo pensare sull'hashish o sulla marijuana quello che vogliamo, come cittadini noi possiamo, anzi io vi invito a riflettere sul problema della legalizzazione, sugli effetti degli stupefacenti. Voi sapete che la marijuana è legalizzata in alcuni stati come l'Uruguay, altri stati degli Stati Uniti addirittura riconoscono delle qualità terapeutiche alla marijuana. Però io vi dico che se quello che noi stasera ci stiamo dicendo ha un senso, quando voi siete in una scuola come insegnanti o come dirigenti e vedete passare una bustina sotto il naso o venite a sapere che nel bagno della vostra scuola, naturalmente nessuna delle scuole, non sto parlando di una scuola, vendono hashish, voi siete lo Stato, e se ve la fate passare sotto il naso voi siete lo Stato che consente l'illegalità nella propria scuola. La consente in un modo gravissimo, perché finché non cambiamo la legge, finché non facciamo un bel dibattito democratico tra di noi e decidiamo se quella cosa può essere legalizzata o meno, lo spaccio di sostanze stupefacenti è un reato molto grave.
e quindi voi consentite che siano commessi dei reati all'interno della vostra scuola, dove non c'è quello lì di Roma che prende le tangenti, ma ci siete voi e lo Stato siete voi. Prima cosa. Secondo, perché voi non vi... Io dico adesso solo per enfatizzare, uso questo voi, ma so che non, cioè, chi è qui non se lo pone proprio il problema. Secondo, vi ponete in una filiera di patrimoni criminali, che è esattamente la filiera che sovvenziona le criminalità organizzate, perché tutte le criminalità organizzate si sovvenzionano con la vendita delle sostanze stupefacenti, siano esse le sostanze, quelle cattive, le droghe pesanti, eroina o cocaina, siano esse le droghe leggere. Finché quelle robe non saranno legalizzate, quelle sono lo strumento di finanziamento di tutte le criminalità organizzate del pianeta, compreso le organizzazioni terroristiche internazionali. Quindi, adesso riprendo, io lo so benissimo che i ragazzi vanno nei bagni delle scuole da sempre, soprattutto delle scuole superiori. Devo dire che ho apprezzato tantissimo il fatto che un preside di una scuola media, perché purtroppo questo è un allarme sociale e vorrei che ne fossimo tutti consapevoli, l'età dell'uso delle sostanze stupefacenti oltre che delle sostanze alcoliche si sta abbassando sempre di più, ho apprezzato tantissimo un preside che ha mandato la letterina a casa ai genitori: state attenti perché ci sono sostanze strane fuori dalla scuola. Allora, questo non è un fatto nuovo, io me lo ricordo da quando andavo a scuola 30 anni fa, e c'era anche lì, si spacciava lo spinello nei bagni. Però il fatto che si sia sempre fatto non vi consente di mollare su questo punto quando voi esercitate la vostra funzione pubblica, perché in quel momento lo Stato siete voi. Quindi fuori decidete, in classe fate il dibattito sulla legalizzazione, ma ricordatevi che siete voi che dovete esigere il rispetto della norma. La sanzione, adesso non mi riferisco alle sanzioni penali ovviamente, ma la sanzione che sarà quella indicata prima, all'inizio dell'anno scolastico, conosciuta da tutti, però quello sì, poi il rispetto di quella regola la dovete esigere voi. Ecco, questo per tornare allo Stato sei tu. Al ragazzo questo dobbiamo dire, lo Stato sei tu. Dicevo, da un punto di vista giuridico il concetto si comprende molto bene, perché si distingue in Stato-istituzione e Stato-comunità. Quindi cioè, lo Stato è una comunità, oppure lo Stato è l'insieme delle istituzioni, l'organizzazione. E quindi è molto facile comprendere che noi siamo lo Stato. Lo dice la Costituzione, siamo qui, parliamo, siamo associazioni nelle quali si esprime la nostra personalità, noi siamo lo Stato. E questo io penso che, dopo il valore positivo della norma, la norma serve a te perché è il tuo diritto, come dice l'insegnante. Mi sorprende tantissimo quello che dice, che in quarta elementare questi ragazzi si soffermano sui doveri e non sui diritti. Mi sorprende veramente tanto, di tutto perché non l'ho mai vista, cioè non è un'esperienza che io abbia incontrato. La regola loro la sentono perché è protettiva. Il bambino ha bisogno di contenimento, di sicurezze, quella loro la sentono perché è protettiva. Però che, ecco, che abbiano perso, smarrito il senso del diritto, mi dispiace, perché invece proprio questo, la norma è diritto, la norma legale in un sistema democratico è diritto, e quindi lo Stato sei tu. E in questo si fa un altro passaggio, cioè il ragazzo che diventa protagonista della propria vita e della propria società. Cioè, se lo Stato sei tu, le regole sei tu che pretendi che vengano rispettate, sei tu che potrai cambiarle con un sistema democratico. Io però non voglio prendere tutto il tempo, quindi lascio un altro po' di risposte. Perché no, due cose da aggiungere. Allora, innanzitutto sulla sanzione, che la cosa importante, a parte che arriva la sanzione, è l'efficacia della sanzione. L'efficacia della sanzione è un problema con il quale ci scontriamo, buonasera, tutti i giorni. Purtroppo l'ordinamento giuridico italiano non riesce a garantire l'efficacia della sanzione, nel senso che prevede delle sanzioni anche molto elevate, che sulla carta sono molto punitive, però poi di fatto è totalmente inefficace, e questa genera la frustrazione assoluta delle forze dell'ordine, degli operatori della giustizia, degli insegnanti. E collegandoci alla legislazione veramente criminologica che è stata
criminogena che è stata fatta di recente per mettere tutte le persone fuori dal carcere al fine di essere in regola con la normativa europea, soltanto perché non vogliamo costruire nuove carceri, però è stata criminogena perché? Perché sostanzialmente, siccome adesso per il piccolo spaccio non si può arrestare, non si possono mettere in carcere, quelli che spacciano fuori dalle scuole, ve lo dico perché vengono arrestati e poi dopodiché noi ce l'abbiamo lì e li dobbiamo liberare perché non è consentito metterli in carcere. E quindi lì quell'efficacia di quella sanzione lì, in quel momento, che sarebbe stata immediata, poi in carcere ci potrà stare anche poco, però è evidente il giorno dopo quello è di nuovo lì, fuori dalle scuole a spacciare, noi non gli possiamo fare niente. E quindi c'è bisogno della sanzione prevista, che deve essere generale, astratta, eccetera, e poi deve essere anche efficace. Quindi questo è un problema enorme del nostro ordinamento. Diciamo l'esperienza lavorativa ci insegna anche che ci sono stati dei casi in cui dei ragazzi, anche giovani, che commettevano dei reati terribili, che erano per esempio l'estorsione delle prostitute per strada, lo spaccio frenetico di cocaina, perché poi va spesso anche tutti insieme, erano ventenni, quando era Lecco era successo questo, in una strada, soprattutto loro bazzicavano una strada lì fra Lecco e Monza, quando è arrivata la collega ad arrestarli e li ha fermati definitivamente, uno gli ha detto grazie perché io da solo non mi riuscivo a fermare, non mi sarei mai fermata, grazie, io da qui ricomincerò una nuova vita. Questi sono degli esempi. L'altra cosa che volevo dire, quando si dice perché i parlamentari rubano, allora innanzitutto secondo me è decisivo insegnare ai bambini, ai ragazzi a distinguere, nel senso che non è tutto uguale, così come dicono per esempio, a me c'è capitato, i magistrati, cioè fare come con un'espressione che io non amo, però di tutto un erbo un fascio, nel senso che dentro invece ci sono dei parlamentari che lottano, si battono per i diritti, comunque sono persone onestissime e per la loro onestà magari hanno messo in gioco anche dei privilegi, dei rapporti, questo per me è decisivo, ed è decisivo anche quindi far vedere qual è l'aspetto positivo in questo calderone che si tende a fare di tutto, ed è importante far capire che siccome siamo una democrazia, chi governa è lo specchio e l'espressione di chi li ha votati, di conseguenza chi va al governo, per riportarlo in termini normativi e giuridici, ha un diritto di elettorato passivo, però noi abbiamo il diritto di elettorato attivo, secondo me è importantissimo questo, cioè il diritto di elettorato attivo, li eleggiamo noi, e come facciamo a eleggere delle persone che ci rispecchiano, eccetera? Ci dobbiamo informare, quindi il diritto ad informare, a essere informati, e qui chiudo sulle confische, magari così lascio due parole anche a Michele. Volevo dire anche qui due cose velocissime, perché a me io ho bisogno sempre di essere rapida, spero di riuscire a far passare i concetti dei quali parlo. Allora, la confisca è di beni, per beni si intende tutto, cioè i beni immobili, quindi le autovetture, furgoni, eccetera, e denaro. Ci sono anche delle confische ingentissime di denaro, per esempio Pignatone, che è il procuratore di Roma, ci diceva l'anno scorso che aveva confiscato una somma di denaro proprio in contanti a dei personaggi romani che hanno sempre bazzicato nei bassi fondi, i cui nomi sono totalmente sconosciuti alla cronaca, ma erano potentissimi e ricchissimi, che era un quantitativo che io non so neanche ripetere perché nella mia mente non riesco proprio a focalizzarlo, comunque era pari a una manovrina finanziaria proprio in contanti. Questa notizia, lui diceva, era sgomento perché ha rilasciato, non è proprio passata, cioè nessuno l'ha parlato, nessuno lo sapeva, però ci sono anche queste confische di questo genere. La confisca dei beni alla criminalità organizzata nasce con una legge del 1982, la legge è quella del 2011, la 159 del 2011, il codice antimafia voluto fortemente da Libera, Don Ciotti eccetera, che però è un testo unico che riunisce delle norme che già c'erano nel nostro ordinamento, ed è la legge dell'82, Rognoni, la torre, che è il politico che era in Parlamento e che ha lottato aspramente, fortemente, perché venisse approvata innanzitutto una norma che punisse la criminalità organizzata di stampo mafioso, 416 bis, e poi perché l'arma più forte per combattere con la mafia non era il carcere, anche qui l'efficacia della sanzione, l'efficacia non era il carcere, perché facevano quello che gli pareva i mafiosi in carcere, ma era
prendere il frutto dell'attività criminale, perché l'attività criminale cosa mira? Fa ricchezza, io ti prendo la ricchezza, ti tolgo il senso alla tua attività criminale, quindi prendere i beni. 1982, Pio La Torre viene ammazzato il 30 aprile del 1982, la legge ancora non è passata perché non basta un morto, ci vuole il secondo morto che Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 settembre 1982, dopo 15 giorni viene approvata la legge Romone La Torre, quella è la base poi di tutte le norme successive sulla confisca dei beni e la criminalità organizzata. Posso andare sul consiglio per cui mi chiami? No, volevo sul fatto dei diritti lasciarvi con un piccolo aneddoto che fa anche sorridere, come uno sindaco di un paese piccolo non è come il sindaco di una grande città, lì anche se si rompe la tubatura dell'acqua dentro casa non è il sindaco, grosso modo. Mia moglie ha un negozio, una macelleria, e a tutta la gente del paese che hanno i cani gli dà i scarti della carne, di queste cose qua per i cani, li regalano. E immancabilmente, durante il periodo degli ortaggi, arrivano a casa mia delle zucche che io odio, che non amo, ma che ho il figo pieno di zucche. Ora un giorno viene una vecchietta in comune, arriva lì e fa: sì, avevo chiesto un piacere, no? Dimmi se posso, no? Io vi aggiungo questo e questo. Allora, se qua, poi dico, vedi, cara, gli ho detto, cara per non dire il nome, gli ho detto, questo non è un piacere, questo è un tuo diritto, no? Per cui tu vai di là nell'ufficio, lo chiedi, e se non te lo fanno, vieni da me che poi ci penso io. Infatti poi ringrazio, prendo con la mia, prendo la macchina dopo qualche giorno per andare su verso la cooperativa di Rolomoni e la vedo nell'orto. Cazzo, allora mi fermo. Mi fermo, avrei bisogno di un piacere, no? Ma dimmi, c'è poco. Senti, le sucche non le mangio più. Sono contento. Cioè, quanti l'altro sucche, le mangio solo la tela. Questa mi guarda e mi fa: a questo è il tuo diritto. Domani sveglio. Ciao, Felice. Portane un'altra di queste. Domani un'altra storia. Grazie. A voi, grazie. Ma che ne posso chiedere? C'è un questionario nella cartolina che alla fine li raccogliamo. Ogni giornata. Uno domani, uno per domani. Ci dovete dare i voti, no? Non è il vostro lavoro. Posso avere una cartolina che non noi possiamo andare avanti, veramente dipende dalla vostra capacità di attenzione, se ne sono le 6:25. Come preferite? Se dovete andare via, non vi chiudiamo, è un vostro diritto. No, anche se vediamo anche il progetto che prima c'è della legalità. Ah, sì, sì. No, tu poi dopo. Io chiudo per dirvi una cosa sola alla fine, se posso. Tu di questa cosa del diritto. No, soltanto per dire che appunto con una battuta così il sindaco Paolini ci ha fatto una lezione di legalità che è proprio la base di tutto, che è cioè la distinzione tra diritto e favore e che fa parte un pochino della allora, purtroppo della nostra cultura, cioè l'idea che per vivere bene, se conosci qualcuno, vai e gli chiedi un favore, va bene, voi potete anche scegliere di vivere così, avrete un favore, forse passerete avanti a chi aveva un diritto più prima di voi, però ecco, che cosa succede? Che poi quella persona che vi ha fatto il favore prima o poi ve lo chiede, e se anche non ve lo chiede lui, ve lo chiederà qualcun altro, cioè la scelta di vivere secondo la cultura del favore, che è esattamente la cultura dell'illegalità opposta alla cultura del diritto, perché in realtà in una società
ideale come quella che vorremmo, ma che sì, che dicevamo, insieme questi soggetti insieme possono realizzare, invece ci sono i diritti e i doveri. Allora, i doveri sono un bel peso, però, come ci insegna la Costituzione, sono semplicemente l'altra faccia, cioè sono il diritto dell'altro, no? Cioè io ho il diritto, poi siccome anche gli altri hanno gli stessi diritti, allora il mio diritto deve corrispondere a un dovere, cioè una responsabilità, come ci siamo detti. È proprio la società clientelare dello scambio, esatto, di favori, che ha limitato i diritti degli altri. È proprio così. È invalso la prassi dello scambio clientelare a discapito ovviamente del riconoscimento dei diritti individuali che appartengono a tutti i cittadini. La società clientelare. Quindi anche quando si parlava di mancanza di riconoscimento di diritti, a parte che anche i doveri non vengono riconosciuti dalla Costituzione, proprio a chiedere ai cittadini italiani che cosa devono allo Stato, e vedrà quanto devono secondo loro. Però quello io credo che dipenda anche da un fattore politico, che forse non si vuole realizzare uno Stato di diritto secondo la Costituzione, e da un fatto storico. La memoria dei valori che hanno fondato la Costituzione è svanita, è scomparsa, e comunque è successo anche che, diciamo, la società civile che ha costruito la Costituzione era il meglio della società, mentre una parte di società era ancora educata e cresciuta secondo altri valori, quelli del fascismo, del qualunquismo, che hanno inciso non poco nella storia del nostro paese nei decenni successivi a inquinare i valori fondamentali della Costituzione. E non solo, c'è ancora da dire che c'è una bella differenza tra i padri fondatori che hanno scritto la Costituzione e i figli dei generi dei giorni nostri. Io direi che anche quello non è un piccolo problema. In quel tempo furono i migliori a essere selezionati, ad autoselezionarsi, attraverso una lotta combattuta durante il fascismo e attraverso una tensione morale ideale formidabile, no? Oggi invece, no, c'è stato un inquinamento continuo del ceto politico, e c'è stato anche un fenomeno che negli anni 90 è diventato poi un fenomeno quasi scandaloso, quello del fatto che fare il politico è la miglior professione politica possibile per le persone, perché è la meglio retribuita e la meno impegnativa. Questo è purtroppo uno dei fatti che hanno inciso sul nostro sistema, e che probabilmente hanno inciso anche sul sistema educativo, che è rimasto frenato proprio a quegli anni nella, diciamo, crescita della coscienza civile. I nostri giovani non hanno compiuto percorsi educativi funzionali ai valori della nostra crescita civile, ma sono stati messi un pochino da parte, dimenticati, prima con un eccesso di nozionismo e anche, diciamo così, di logica di giudizio sanzionatoria. Cioè si pensava che i migliori si sarebbero selezionati attraverso le bocciature, no? Più gente si bocciava, meglio era quella che era promossa, no? Che non era una logica sanzionatoria, che è giusta, cioè dal punto di vista giuridico una logica sanzionatoria è corretta. Non esiste democrazia se la legge non sanziona, ma esiste anarchia, no? Ognuno fa quel che gli pare, tanto comunque non è sanzionato, no? Tanto per dire, io per fare un esempio personale, ho denunciato per calunnia due giornalisti che sono stati indagati e sono in attesa di processo, perché ho chiesto poi danni eccetera eccetera, sono in attesa di processo dal 2001, no? Questi sono stati, sono attivati il processo, cioè dal 2001 è stato riconosciuto il mio diritto di denunciarli perché hanno commesso un reato di calunnia, però non sono nemmeno andato a finire il processo, non è finito, è lì. Sono stato convocato 5-6 anni fa, sono stato convocato a Roma per andare a testimoniare l'apertura del processo, non ci sono andato perché ero autorizzato a non andare,
e non so più che fine abbia fatto. Questo per dirvi appunto, se non, non è sanzionato chi commette un reato, è chiaro che uno comincia a comportarsi come se non esistesse il reato, perché se non esiste la sanzione non c'è il riconoscimento del, del reato, e se i giovani interiorizzano questa cosa qua, diventa difficile far capire loro che cos'è una legge, che cos'è una norma, che cos'è il rispetto delle norme, cosa comporta non rispettare la norma, perché ci deve essere sempre la, la, la sanzione. L'evasore fiscale è considerato un eroe. Qualcuno in televisione diceva, un politico della Lega diceva che l'evasore fiscale è un eroe. È un eroe. È già il 20%. Eroe. È andato centravanti. Oh, allora, per chi dice una frase del genere, gli arriva l'aumento dei voti, e quelli poi faranno le leggi, se, se riusciranno a governare, che riconosceranno il diritto di non pagare le tasse. No? E allora, è il welfare e i servizi sociali? E quindi il riconoscimento di diritti fondamentali, come per esempio il diritto allo studio. Vi pare che in Italia sia garantito il diritto allo studio? Ci pensa mai nessuno a questa cosa? A parte che la Costituzione prevedeva che lo studio doveva essere gratuito almeno fino alla scuola dell'obbligo, cioè fino ai 14 anni di età, mentre i genitori devono comprare i libri dei ragazzini della, della scuola media. A parte questo, cosa ne pensate del fatto che uno studente pur meritevole, che esce dal liceo, da un istituto superiore con buoni voti, deve spendere più di 2.000 euro l'anno per le tasse, per alcune facoltà, molti di più per altre, no? E per mantenersi annualmente agli studi deve spendere 7-8.000 euro. Questo è il diritto allo studio. Le borse di studio, quante persone vengono concesse in percentuale rispetto ai meritevoli? Ecco, ci sono tutta una serie di problemi. Non so, la Costituzione prevede che, non, che le scuole private possono essere attivate liberamente ed è giusto, ma senza oneri per lo Stato. Pensate che non ci siano oneri per lo Stato? Sono state fatte tutta una serie di leggi. Qui ci sono una serie di problemi per ogni cosa che impediscono sostanzialmente il godimento dei diritti. Allora, è vero che c'è un problema storico. Quando io all'inizio ho detto che non è stata pienamente attuata la nostra Costituzione, ho detto una cosa che è più che ovvia. E il rischio di essere cambiata anche in alcune parti sostanziali, nonostante non sia stata attuata, è secondo me per la storia di un paese una perdita totale di identità, senza ancora aver raggiunto, diciamo così, il punto di collegamento fondamentale tra la legge e la società civile, no? Nel senso che i cittadini si riconoscono nella legge e la legge è coerente con l'organizzazione che i cittadini sono stati. In questo momento, quando ancora non esiste questo collegamento, si cambia. Ma perché manca così tanto questo senso civico? Beh, diciamo che c'è molto anche nella storia dell'Italia di tutto questo. Tenete presente che il senso dello Stato in Italia non è nato nemmeno dopo l'unificazione del 1861, cioè nel 61, quando l'Italia è diventato il Regno d'Italia e quindi si è creata l'Unità d'Italia, che poi a pezzettini è stata completata negli anni successivi, non c'era ancora il Pisacane che sbarca con i suoi 300 uomini nella costa vicino a Sapri e viene massacrato dai contadini come un invasore che andava invece per liberare andava per liberare l'Italia, è un esempio, no? Questo per dirvi che non c'è stata una coscienza, perché siamo passati attraverso una frammentazione storica incredibile. Dopo l'impero romano c'è stata una frammentazione della storia del nostro paese che ha fatto perdere la consapevolezza della essere un'unica popolo, un'unica nazione. Ma esiste, ma il problema del Vaticano secondo me è un problema minore. È vero che il Vaticano si è
posto sempre contro lo Stato come antistato e al cittadino la possibilità di obbedire scegliendo fra due padroni, cioè quello politico e quello religioso, no? Per cui se io seguivo come cittadino la volontà del pontefice ero a posto e non dovevo nulla, cioè c'è sempre stata questa cosa qui, ma c'è stata perché non c'era lo Stato forte, perché lo Stato nazionale non è mai nato, anche addirittura è stato il nemico. Tenete presente che uno dei problemi fondamentali dopo la nascita dello Stato nazionale è l'applicazione dello Statuto Albertino, che era la Costituzione donata dal principe al popolo, c'è stata la repressione terrificante della rivolta dei contadini sotto forma di banditi, no? del banditismo del sud da parte dell'esercito piemontese, perché quelli si rifiutavano di andare a fare il militare, no? E mentre lo Statuto Albertino prevedeva che tutti i cittadini italiani fossero sottoposti al servizio militare. Ecco, in quelle condizioni mandare al servizio militare i giovani contadini del sud significava togliere braccia al lavoro e quindi per un ulteriore danno economico per le popolazioni del sud. Quindi l'Italia ha avuto grandissima difficoltà ad unirsi. Purtroppo quando ha ricostruito una sua identità, l'ha ricostruita col totalitarismo. Il fascismo ha ridato l'Italia vera, nel senso che ha fatto tutti i fascisti. Tutti sono diventati fascisti. Nel fascismo si riconosceva l'identità nazionale. Il fascismo infatti era un partito Stato. Cioè lo Stato italiano era il partito fascista. E allora questo modello non era facile infrangerlo attraverso la guerra di liberazione e la guerra mondiale che ha portato il fascismo alla sconfitta. Era difficile cambiare i comportamenti e la mentalità della gente. Era difficilissimo. Se voi pensate alle prime elezioni, quelle per la Costituente, alle prime elezioni, una forza notevole era quella monarchica, non potevano presentarsi alle elezioni fascisti, ebbero un sacco di voti i monarchici e quelli dell'uomo qualunque, il partito dell'uomo qualunque, in cui si nascondevano tutti gli ex fascisti. E per fortuna, diciamo così, ci fu la Democrazia Cristiana che raccolse un po' di tutti, perché altrimenti quelli sarebbero fuoriusciti a senso antagonistico nei confronti dello Stato, no? Cioè quelli che non si riconoscevano nel modello socialista, comunista, eccetera, eccetera, sarebbero fuoriusciti antagonisticamente nei confronti dello Stato. La mediazione di De Gasperi fu un'operazione di grande intelligenza e il governo, diciamo così, stanno chiudendo. Accendere la luce sul terzo protagonista di questo progetto, che è il vero elemento rivoluzionario, che è la lettura, le biblioteche, i bibliotecari, che dentro la scuola sono una rivoluzione, perché io leggendo anche ultimamente il Sole 24 Ore vedo qua che nel documento ministeriale La Buona Scuola non si parla proprio di lettura, cioè non esiste la lettura all'interno delle scuole, però delle biblioteche, dell'importanza di biblioteche e librerie non si è dimenticato Nando Dalla Chiesa. Nell'antimafia possibile, nella sfera culturale ci mette le scuole, i libri, il cinema, il teatro e le librerie, le biblioteche, i circoli culturali. Allora vi volevo dire che troviamo nell'esperienza italiana tantissime situazioni di magistrati che vanno a scuola, le scuole che vanno a vedere i processi, le scuole eccetera, ma non esiste un'esperienza come la nostra, grazie a Laibe e a Ibi, perché sicuramente noi una cosa così non saremmo mai stati in grado di farla, né noi penso, né nelle scuole, né nessuno, se non ci fosse stato Laibe e Ibi, no. a pensare alla biblioteca della legalità, nel senso che era un'esigenza che noi avevamo molto confusa e che ha trovato come questa risposta e questa disponibilità loro, che erano lì sostanzialmente ad aspettarci. Veramente la caratteristica di questo progetto, che non penso che lo possiamo fare da nessuna parte. Allora abbiamo imparato
un po' di libri così un po' sparsi, da mettervi a disposizione, li può prendere chi vuole. Il principio della solidarietà, che è l'articolo 2 della Costituzione, le donne contro la mafia, la Costituzione raccontata da dai bambini che ha fatto la scuola Corridoni, e sono a vostra disposizione, nel senso che potete prendere il regalo della NM, perché questo è un progetto di diffusione della lettura. 3 del manifesto dell'antimafia, perché ne ho trovati solo 3, ero andata veramente a comprarne 10, non li ho trovati, quindi questo è il mio perché c'è la dedica, sì, il mio, e questo qui. Il discorso è stato un po' troppo sbilanciato sulla Lega, ma era così la presa.